E cominciata sabato 18 ottobre alle 15 da Piazza Margherita di Savoia, l'operazione Tabula Rasa, organizzata dall'azienda Servizi Municipalizzati di Molfetta in collaborazione con l'amministrazione comunale. Si tratta di una pulizia radicale e straordinaria della città, un modo per sensibilizzare anche i cittadini a mantenere pulita la città. Oltre 30 operatori e decine di mezzi hanno effettuato l'attività di pulizia partendo dal centro cittadino e poi spostandosi lungo tutta la direttrice di Corso Umberto. Nel corso delle operazioni, lavaggio dei cassonetti, sostituzione del materiale danneggiato e pulizia approfondita di marciapiedi e strade. Il sindaco Antonio Azzollini è intervenuto al via delle operazioni assieme al presidente dell'ASM Francesco Nappi. Li abbiamo sentiti entrambi ed entrambi hanno anche confermato che nei prossimi 6 sabati ci saranno ulteriori operazioni di questo tipo. Si procederà con la zona del Borgo, poi con la zona di Ponente, con Rione Paradiso, la 167 e il Lotto 2, per finire con le zone più periferiche della città. Ascoltiamo quindi il sindaco Antonio Azzollini e il presidente dell'ASM Francesco Nappi. Una operazione di pulizia che è anche un'operazione per far capire ai cittadini quanto è importante mantenere pulita la città. Costa di meno mantenerla pulita che pulirla. Ah, non c'è dubbio. Così come avevamo detto, e sono entusiasta di questa iniziativa dell'ASM, del presidente Nappi, di tutti gli operatori, proprio perché, oltre che un'operazione di pulizia, questa è un'operazione educativa. Noi ci auguriamo che la collaborazione di tutti i cittadini, insieme ad un servizio sempre più efficiente, diano degli standard di pulizia a questa città elevatissimi. Naturalmente l'operazione sarà scandita nel tempo da una serie di iniziative in tutti i quartieri e soprattutto continueremo a mantenere il tono educativo della vicina. Io credo che la nostra città, come sono certo, sarà all'altezza del compito, anzi di più. Presidente Nappi, una operazione chiamata Tabula Rasa. Oggi volete dimostrare alla città che l'ASM è presente in città e fa il suo servizio, lo fa anche bene. Sì, questa operazione messa in atto dall'azienda per la prima volta, perché non abbiamo altre aziende che hanno messo su iniziative di questo genere, l'abbiamo chiamata Tabula Rasa perché è una pulizia radicale, straordinaria di un intero quartiere della città. Quindi partendo da oggi, sabato 18, e così andando avanti per ogni sabato sarà affrontata una pulizia radicale con tutti i servizi che l'ASM può mettere a disposizione di Molfetta, quindi verrà ripetuta ogni sabato per il centro storico, per la 167, per Rione Paradiso, per Levante, per Ponente. Oggi iniziamo con il centro città. Uno sforzo importante, decine di uomini, decine di mezzi, quindi c'è l'impegno concreto a rendersi utili. Sì, stiamo dando forza a tutte le nostre potenzialità. I nostri dipendenti, devo dire, che ci stanno aiutando in ogni modo perché hanno capito il messaggio che il nuovo Consiglio d'amministrazione, su input del sindaco Azzollini, ha dato all'azienda, sì, dal suo insediamento, cioè dai primi di agosto. Quindi abbiamo anche la collaborazione delle organizzazioni sindacali, dei dipendenti, dei vertici aziendali e dei dirigenti e quindi stiamo andando nel migliore dei modi.